Ora chiedo al consigliere Palmieri di presentare l'ordine del giorno numero 2, che è quello strettamente legato alla delibera 44. Grazie signor Presidente. L'ordine del giorno numero 2, collegato alla delibera 44, ho ritenuto che dovesse presentare un incipit di rispetto dell'autonomia dei lavori della Commissione che siamo andati a istituire. Quindi con questa premessa, nel rispetto di ciò che deciderà quella Commissione e di ciò che deciderà la Presidenza di quella Commissione, ritengo che il Consiglio Comunale possa chiedere di prevedere una seduta di Commissione a breve in cui confrontarsi con il comitato di esperti nominati dal signor Sindaco il 7 novembre 2011, anche per coordinare al meglio le rispettive attività da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei diversi provvedimenti istitutivi, quindi nel provvedimento istitutivo del Comitato, a firma del signor Sindaco, e nel provvedimento istitutivo della Commissione a seguito della votazione positiva, ancorché non unanime, ma certamente positiva, avvenuta durante l'ultima seduta. Si tratta di argomenti di particolare urgenza e importanza. Si tratta di argomenti urgenti, nel senso che non si può perdere tempo nell'affrontarli, e si tratta di argomenti importanti perché a tutta evidenza riguardano alcune dinamiche presenti nel nostro territorio che, come abbiamo detto ampiamente nel dibattito durante la precedente seduta, ne condizionano in negativo la vita. E, signor Presidente, non so a chi mi sto rivolgendo. Grazie signor Presidente. Dicevo che quest'ordine del giorno ha una finalità non soltanto in termini metodologici, quindi se c'è un organismo è importante che un altro organismo che si viene a costituire trovi un momento di confronto. Non è soltanto un ordine del giorno che è rispettoso del provvedimento istitutivo del Comitato in cui vi è esplicitato che quel Comitato non soltanto faceva riferimento al Sindaco, ma anche, ove richiesto, alla allora istituenda, oggi istituita, Commissione. Accanto a queste due finalità ve n'è una terza, che prego particolarmente i colleghi di tenere in debita considerazione, che è quella di evitare che i due organismi, invece che collaborare nella loro diversa genesi, nella loro diversa finalità, nella loro diversa composizione, abbiano a trovare dei momenti di mancata armonia. Devo dire che nelle ultime settimane qualche ipotesi che poteva alimentare una mancata o scarsa armonia tra i due organismi, purtroppo si è manifestata nel dibattito pubblico e anche all'interno di quest'Aula. Ma se è vero come è vero che quel momento in cui è stata istituita la Commissione segna il punto di arrivo di un dialogo che abbiamo visto, e non mi ripeto, attraversato anche la scorsa legislatura, e se è vero come è vero che quella votazione riguarda un punto di partenza importante per questa legislatura, un bagaglio prezioso che non può essere lasciato per strada, e questo, ritorno a quello che avevo detto in sede di dichiarazione di voto, riguarda tutti i consiglieri che l'hanno votata, la delibera, e i consiglieri che non l'hanno votata. Non è che i consiglieri che hanno votato la delibera, io la delibera l'ho votata, credo di essere stato, anzi, sono stato l'unico consigliere di opposizione che l'ha firmata e che l'ha votata, ma certamente non posso pensare
che ci sia una univocità, per cui chi ha votato la delibera crede in quello strumento e lo metterà a disposizione della città e si metterà a disposizione di quello strumento, e chi invece non l'ha votato se ne tiri fuori. Sarebbe un errore. Oggi lo strumento c'è, tutti dobbiamo sentirci partecipi. Allora, da subito si affronti quello che potrebbe essere in itinere un potenziale elemento di criticità e che invece io credo debba essere un elemento di arricchimento, cioè un confronto con quel comitato per trovare un modus vivendi, un modus operandi in termini trasparenti, in modo tale che non vi siano delle dialettiche, vi sono state anche delle aspre forme dialettiche all'interno della maggioranza. Ecco, se pagina deve essere girata, che lo sia del tutto, se pagina deve essere girata, che lo sia anche tornando a quella dimensione istituzionale dell'impegno che ci faccia chiarire quelli che sono i ruoli. Meglio farlo adesso, sarebbe stato ancora meglio farlo prima, ci saremmo risparmiati qualche parola in più, qualche parola che andava in una direzione diversa rispetto all'obiettivo, e chiudo, signor Presidente, che è quello di tutti noi, cioè far lavorare al meglio la Commissione. Detto questo, per evitare che ci possano essere dei fraintendimenti, e tenuto conto che c'è una volontà assolutamente positiva, e io me ne è testimone lei, signor Presidente, anche in sede di conferenza dei Capigruppo non posi nessun tipo di questioni in negativo, ma è bene che da subito la Commissione possa lavorare, come ha scritto il signor Sindaco nel provvedimento, anche facendo riferimento in armonia al lavoro di altri autorevoli soggetti, non i soli, signor Presidente, ma autorevoli soggetti che hanno dato tanto alla città e possono dare tanto anche con questo ruolo che gli è stato conferito. Sai che faccio a fatica novembre. A sentirla? Anch'io faccio un po' di fatica a parlare, signor Presidente, ma ho concluso. Grazie. Grazie consigliere Palmieri. Se la Giunta vuole dare un parere. Credo che sia il momento di porre fine a qualsiasi polemica su un tema così importante, su cui Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale hanno gli stessi obiettivi. Così come hanno gli stessi obiettivi, non c'è nessuna, non voglio che ci sia nessuna contrapposizione tra Commissione Comunale Consiliare Antimafia e il Comitato di Esperti da me nominati. E quindi su questo io sarei propenso a qualsiasi tipo di collaborazione, compresa quella dell'incontro tra Commissione e Comitato. Detto questo, però, questo è un invito fatto alla Commissione consiliare, quindi io sinceramente non mi sento che rimettermi all'Aula, alla decisione dell'Aula. Grazie signor Sindaco. Apriamo il dibattito sull'ordine del giorno numero 2. Vedo iscritti due consiglieri. Consigliere Masseroli, lei era iscritto, si è cancellato, sì. Ok. Va bene. Consigliere Rozza, prego. Grazie Presidente. Ma onestamente trovo, come dire, in parte pleonastico il contenuto di questo ordine del giorno, perché è ovvio che la Commissione al suo interno si confronterà con il comitato di esperti nominato dal sindaco. Ritengo anche, come dice, sono un po' perplessa dal fatto che si vada con un ordine del giorno a dire già a una commissione che è del Consiglio cosa la commissione debba fare. Cosa che anche qui sta nei lavori dei commissari. Noi nomineremo ognuno di noi dei commissari e i monogruppi hanno la garanzia di essere presenti, e quindi mi sembrava più normale che nel programma che la commissione alla prima riunione cominciava a stilarsi arrivasse questa proposta. Io non parlerei personalmente di coordinamento, parlerei di collaborazioni e sinergie, perché questo auspico che avvenga, auspico che ci sia tra i due organismi una stretta collaborazione, sinergie di intenti oltre che sinergie negli interventi. Detto tutto questo,
e quindi chiedo comunque una modifica verbale, almeno alla parola collaborazione, mettendo sinergia. Detto questo, non voglio neanche mostrare che ci abbiamo difficoltà a fare ciò che era già nelle intenzioni, credo, di quest'Aula, pertanto voteremo a favore, quindi che vale anche come dichiarazione di voto per la mozione, anzi l'ordine del giorno. Grazie consigliere Rozza. Consigliere Quartieri. Grazie Presidente. Ma noi voteremo questo ordine del giorno nello spirito che diceva adesso la consigliera Rozza, senza comunque mettere dei paletti a quello che sarà il lavoro di una commissione. Certo che lo spirito sarà quello di collaborazione, sarà quello di sinergia e chiaramente di lavorare per arricchirci l'un con l'altro rispetto a un obiettivo comune. Questo io credo che sia l'intento della Commissione, sia l'intento degli esperti, sia l'intento di tutte le persone che in ruoli diversi vogliono collaborare ad affrontare seriamente questo tema. Detto questo, in questa Commissione avranno spazio e audizione anche altri rappresentanti della società, altre istituzioni, dentro a un lavoro che si snoderà via via. Questo è un po' il senso con cui noi abbiamo votato per la Commissione antimafia e questo è il senso con cui noi vogliamo andare avanti. Grazie. Grazie consigliere Quartieri. Consigliere Palmeri. Grazie signor Presidente, ho ascoltato il parere della Giunta e gli interventi dei colleghi. Dico subito che non ho alcuna difficoltà a modificare il testo dell'adottando provvedimento. Auspico che sia adottato dall'Aula perché lo spirito con cui viene posto all'attenzione dei colleghi è proprio quello di lavorare nella diversità e avendo però lo stesso obiettivo. Mi verrebbe, se non fosse frainteso dall'uso attuale del termine, dell'uso in italiano, il termine competizione, ma inteso in senso etimologico, cioè stare insieme indicando un unico obiettivo. E l'unico obiettivo ovviamente è la lotta alla criminalità organizzata, pro quota, per quello che riguarda la nostra quota, per quello che riguarda la nostra responsabilità che abbiamo deciso di assumerci con la votazione precedente. Quindi, signor Presidente, lo dico alla Presidenza e agli uffici, anche a beneficio dei colleghi, che il testo potrebbe essere così modificato, diventa, dopo la data, 7 novembre 2011, anche per collaborare al meglio nelle rispettive attività da svolgere in sinergia per, in modo tale che vi sia il termine collaborazione che implica anche una forma di reciproco rispetto formale e sostanziale nel quadro istituzionale nel quale operiamo, parla di rispettive attività, così testimonia anche il livello di autonomia delle commissioni l'una nei confronti dell'altra e vi è anche il termine sinergia a sottolineare come il dialogo deve produrre appunto non sovrapposizioni ma attivazioni e espansione e rafforzamento reciproco delle attività. Quindi se l'Aula è d'accordo la formulazione potrebbe essere anche per collaborare al meglio nelle rispettive attività da svolgere in sinergia per il raggiungimento degli obiettivi. Signor Presidente, tenuto conto che io ho apprezzato le parole del Sindaco che si rivolge con rispetto, oltre che fiducia, immagino, nei confronti della Commissione in ordine alla sua di lei Commissione autonomia, ma lo faccio anch'io, lo dico al consigliere Rozza, conosco le istituzioni, conosco il funzionamento delle commissioni, conosco anche quelle che sono le prerogative del Consiglio Comunale, quindi se in sede di Consiglio Comunale avviene che vi è una indicazione in positivo per far lavorare al meglio la commissione, altro che paletto, a maggior ragione consigliere che avevamo, se ho capito bene, lo stesso pensiero,
Ho voluto sottolinearlo proprio perché tengo particolarmente che questa commissione possa lavorare al meglio. Quindi io lo interpreto come una forma di indicazione da parte del Consiglio Comunale, con la premessa che ho avuto cura di scrivere. Signor Presidente, richiamo a lei, alla sua attenzione, il testo che ho utilizzato, le parole che ho utilizzato, rispettando l'attività della Commissione Consiliare. Sono le stesse parole utilizzate dal signor Sindaco adesso, quindi si rispetta l'attività della Commissione, ma dall'Aula può emergere, in sede peraltro di accompagnamento al provvedimento istitutivo da parte dell'organismo che ha istituito la Commissione. Mi sembrava un appesantimento inserirlo in modo cogente nel testo, mi sembra invece utile accompagnare il testo istitutivo del provvedimento con questa indicazione, che però voglio che parta dall'Aula, voglio che parta dal Consiglio Comunale, non da singoli consiglieri comunali o frutto solo di dinamiche di natura politica. Tra l'altro, e chiudo signor Presidente, lo stesso provvedimento istitutivo del Comitato che cosa dice? Dice che il lavoro del Comitato fa riferimento e supporta l'attività del signor Sindaco e, ove richiesto, l'attività della Commissione Consiliare. Ecco, l'ove richiesto non è detto che sia richiesto solo direttamente dalla Commissione, quindi per me ove richiesto è auspicabilmente da parte della Commissione, ma ove richiesto può essere anche dall'autorevole Consiglio Comunale che istituisce questa Commissione con uno spirito e una consapevolezza di una pluralità di strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi quest'ordine del giorno è rispettoso del provvedimento del Sindaco, è rispettoso delle finalità istitutive dei due organismi, è rispettoso del Consiglio Comunale che ha appena votato in sede di proprie attribuzioni, e chiudo signor Presidente, la Commissione, ed è anche rispettoso dell'attività che in sede propria si svolgerà in Commissione. Grazie signor Presidente. Consigliere Bernardi, potrebbe venire vicino alla Presidenza per indicarci quali sono... Venire vicino alla Presidenza? Sì, sì. L'ho detto così. Lo so, però nel frattempo siamo stati... Se può venire qui, almeno... Con piacere, signor interveniamo. Presidente. Grazie. Consigliere Masseroli, grazie. Prego. Non sarò prolisso nel mio intervento, ma tengo a esprimere la volontà di votare a favore di questa mozione, anche a fronte, tengo ad esprimerlo in modo esplicito, anche a fronte del modo un po' rocambolesco e fastidioso, almeno per noi del PDL, con cui si è chiusa la passata seduta, o meglio, la votazione della delibera. Esisteva un'intesa tra maggioranza e opposizione che aveva l'obiettivo di evitare un utilizzo strumentale di questa commissione, un utilizzo politico di questa commissione. Vedo che dopo di me si è scritto anche il consigliere Calise, ho letto su Twitter che ha espresso la non approvazione rispetto al fatto che questa commissione abbia una valenza politica, dei membri politici, se ho capito bene, dai 140 caratteri. Io non so se fosse opportuno o meno che questa commissione esistesse in quanto commissione politica. Mi auguro che non ci sia un sillogismo tra commissione politica e utilizzo strumentale della stessa. La garanzia di questo era l'equilibrio tra le competenze, diciamo così, del Presidente e del Vicepresidente. La cosa non è andata a buon fine. Io voglio provare a dar credito ancora a questa volontà che vuole essere politica e non strumentale. E in linea con questo vorrei che anche il Sindaco tenesse presente che No, ma lo capisco, ho vissuto anch'io.
ma come dicevo in commissione poc'anzi, ho il vezzo di voler essere ascoltato quando parlo, quindi mi fermo quando non mi ascoltano. Stavo dicendo, signor Sindaco, che rispetto anche al percorso che sta prendendo questa commissione, mi auguro che in sintonia con questa apertura che stiamo provando a dare ci sia anche la sua attenzione a non utilizzare quel comitato, quella consulta che ha costituito in chiave politica. Purtroppo io ritengo, non so se altri condividano questa mia posizione, ma ritengo che nelle passate settimane quella consulta abbia voluto avere, e in particolare in alcuni dei suoi membri, un ruolo politico. Se consulta deve essere, vuol dire che sostiene l'iniziativa sua, signor Sindaco, e mi auguro anche della Commissione, ma che non si permetta questa consulta, mi perdoni anche l'utilizzo di una parola un po' forte, ma la ritengo così forte la mia posizione, di usare quell'opportunità, e nessuno dei suoi membri si permette di utilizzare quell'opportunità come per indicare una propria posizione personale, come se fosse la posizione di tutti. È molto delicato il ruolo di quella consulta, mi auguro che, signor Sindaco, lei la voglia utilizzare come interlocutore per le sue prese di posizione, che siano le prese di posizione del Sindaco. Il Sindaco è un Sindaco di tutti, ma è anche un Sindaco votato da una certa maggioranza, e quindi ciascuno sa quando sente parlare lei con chi ha a che fare. Diverso è quando si dà un ruolo istituzionale ad alcune persone, anche con una grandissima rilevanza dal punto di vista della competenza e del curriculum. Quindi condivido la richiesta del consigliere Palmeri contenuta in quest'ordine del giorno, che quindi voterò e voteremo a favore, nella prospettiva e nell'ottica di un utilizzo equilibrato degli strumenti che stiamo andando a mettere in piedi. Uno l'ha messo in piedi lei, signor Sindaco, in totale autonomia, di modo che questo argomento così delicato possa essere trattato con l'equilibrio dovuto. Grazie consigliere Masseroli. Consigliere Calise. Grazie Presidente. Voteremo favorevolmente a questa mozione, e mi ha ricordato alcuni interventi che avevo fatto nelle capigruppo degli scorsi mesi, cioè la richiesta di avere informazioni per quanto riguarda la collaborazione, la sinergia che esisterà tra questi due diversi organismi. Io in quei momenti non ho avuto risposta, e ovviamente ora votiamo a favore di un incontro che, anche proprio per impostarlo come prioritario, quindi una suddivisione delle competenze, allo stesso tempo ci sarebbe piaciuto che questa suddivisione delle competenze fosse arrivata prima e ce ne fosse traccia all'interno della delibera. Questa è una delle una tra le motivazioni che mi hanno spinto purtroppo ad astenermi. Quindi ovviamente votiamo a favore di questa mozione, reputiamo fondamentale, proprio per un utilizzo corretto di entrambi gli organismi, un incontro, una suddivisione delle competenze, dato che in alcuni casi possono sembrare sovrapporsi. Questo va deciso il prima possibile, e sono sorpreso che non sia stato definito prima dell'istituzione di entrambi gli organismi. Grazie. Grazie consigliere Calise. Nel frattempo gli uffici, e informo i consiglieri, che stanno distribuendo del materiale relativo all'urbanistica ed è il raggruppamento delle osservazioni del PGT, materiale che è stato fotocopiato dagli uffici, che adesso provvediamo a distribuire, proprio perché la presenza dei consiglieri è sicuramente superiore rispetto al numero di quelli che partecipano alla commissione urbanistica. Nel frattempo, dunque, le modifiche del testo vado a rileggere così come è emerso dal dibattito. Nel dispositivo il testo è stato modificato in questo modo: chiede alla suddetta commissione di prevedere una seduta in cui confrontarsi con il comitato di esperti nominato dal sindaco il 7 novembre 2011,
anche per collaborare al meglio nelle rispettive attività da svolgere in sinergia per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei provvedimenti istitutivi di particolare importanza ed urgenza nel territorio milanese. Questo è il testo che andremo a votare. Quindi apro la votazione. Chiudo la votazione, 40 consiglieri presenti, 39 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto. Aggiungiamo il voto favorevole del consigliere Monguzzi, credo che anche tutti gli altri consiglieri presenti in aula abbiano votato, quindi anche l'ordine del giorno numero 2 viene approvato così come emendato e dichiarato nel verbale della seduta. Thank you.